Buonasera a tutti gli amici telespettatori di Fano TV. Stiamo trasmettendo dal palazzetto dello sport Salvatore Allende la finale categoria Open del 31esimo campionato organizzato dal Centro Sportivo Italiano di Fano, edizione 2015-2016, trofeo Avis Fano. Stanno giocando le squadre Sport Super FX e Mac Energy. Super FX in tenuta nera scende in campo con il numero 13 Federico Fiorucci, il 12 Federico Timo, il numero 7 Filippetti Matteo, il numero 1 Nicolai Sergio, il numero 4 Tecchi Matteo, il numero 2 Giovanni Serafini, il numero 10 Simoncini Matteo, il numero 11 Vitali Valentina, il numero 22 Serafini Andrea, il numero 16 Contardi Martina, il numero 3 Palazzi Letizia. Mentre per il Mac Energy, che sta appena battuto, scenderanno in campo probabilmente Bologna Giuseppe col numero 14, Zaffini Davide col numero 6, Morbidelli Federica col numero 4, Matteo Guiducci col numero 2, Gregorini Alessandro col numero 3, Cenogastri Natascia col numero 15, Massoni Alessandra col numero 13, Gennaro Biagio col numero 9, Tombari Benedetta col numero 1, Spallacci Federico col numero 17, Andreazzo Enrico col numero 8 e Matteo Paci col numero 10. Per il momento siamo sul punteggio di 3-0, ma subito corretto con una bella diagonale di Nicolai Sergio, quindi 3-1 per Mac Energy. Va in battuta per Super FX Matteo Tecchi. Buona questa ricezione, buono anche l'attacco del numero 9 del Mac Energy, Gennaro Biagio, quindi 4-1. In battuta Gregorini Alessandro. Sbaglia questa ricezione Tecchi, però la palla è ancora buona, Nicolai in palleggio. Prova l'attacco Andreazzo che va a buon fine, 5-1. È out questa battuta di Biagio, quindi 2-5 in battuta va la Super FX. Buona questa difesa della Vitali. In bagger Fefo nell'altro campo, poi ancora Andreazzo in primo tempo per vie centrali, 6-2. Tecchi riceve bene questa volta, ora prova Nicolai in diagonale, Andreazzo mura, però la palla esce. Quindi 3-6 e va proprio lui, Nicolai, alla battuta. Bello questo scambio da parte delle due squadre. Prova Fefo a chiuderlo ma non ci riesce, la palla ancora buona in palleggio, hanno provato a sorprendere tutti ma attentissimo alla difesa del Super FX, palla ancora buona Andreazzo ed è out il suo attacco lungo, 4-6.
Ricordiamo agli amici telespettatori di Fano TV che prima di questa finale del torneo finale amatori a Open si è giocata la finale amatori, dove ha visto prevalere per 3-7-1 Spotland ai danni di Bagni Carlo, mentre venerdì 18 marzo presso la palestra di Bellocchi, sempre gestita dal centro sportivo italiano di Fano, si è giocata la finale Fair Play, dove ha visto prevalere per 3-1 i quadricipiti sfasciati su Mille Voci. Siamo superati 7-5 in battuta, va Fiorucci Federico. Buona questo muro di Timo, Nicolai prova a alzarla, Timo murato dall'avversario, ancora però la palla buona per Super FX, prova Tecchi, buona difesa e poi c'è l'attacco di Andreazzo che protestano e infatti è giusto l'arbitro Marco Luzzi dal punto a Super FX per invasione 6-7. E c'è un'altra invasione, però questa volta opposto, di Tecchi, quindi 8-6 e va in battuta Andreazzo. Ottimo il muro di Biagio, 9-6. Bellissimo questo punto di astuzia del Mac Energy, 10-6. Ricordiamo anche gli sponsor della manifestazione che sono Ristorante La Perla, la banca di credito cooperativo di Fano, New Life Caffè di Pigno e Pet and il Baretto. Tanto è arrivato il settimo punto di questo primo set per il Super FX, 7-10, in battuta va Letizia Palazzi. Buona questa difesa di Nicolai, poi la palla è rimasta in campo anche grazie al suo compagno di squadra Timo, che ha provato il muro, poi Tecchi non tiene la palla in gioco per i suoi compagni e permette l'undicesimo punto al Mac Energy. Prova Nicolai dalla seconda linea, è bello questo punto dalla seconda linea di Nicolai, 8-11. Confusione fila Super FX con questa palleggio al limite del regolamento di Biagio, permette il dodicesimo punto al Mac Energy, 12-8 e siamo al primo set.
14-8 e time out tecnico per Super FX. In battuta per McEnergy Giuseppe Bologna. Gran muro, grandissimo muro di Gennaro Biagio, migliore in campo fino a questo momento, 15-8. Arriva finalmente il nono punto per Super FX con ancora Nicolai. Va in battuta Tecchi. Sedici nove. Fase di ricezione di Tecchi e Biagio con di primo la butta giù, 17-9. Sbaglia il tempo del muro Andreazzo e permette il nono, il decimo punto a Super FX, quindi 10-17. Muro di Fiorucci su Biagio Gennaro, non andato a buon fine, e quindi 18-10. Undicesimo punto per Super FX che va in battuta col migliore in campo per la sua squadra, ovvero Nicolai Sergio. Ancora confusione, fine Super FX, 19° punto per il McEnergy, 19-11. In battuta la Cenogastri Natasha col numero 15. E in battuta va Fiorucci. Gran punto di Bologna, 20-12. Nicolai seconda linea, Murato, Timo Pro con un colpo calcistico, tiene la palla viva.
Nicolai, buona la sua difesa. Palla ancora buona, Tecchi, muro. Timo recupera questa palla. Palazzi. Nicolai in palleggio, bello questo scambio delle due squadre. E poi lo chiude Bologna con questo diagonale aiutato dal muro di Timo, 22-12. E rimane in battuta il McEnergy con Andreazzo. Brutta questa ricezione di Tecchi, 23-12. Tecchi, buona su diagonale, Andreazzo non difende bene, 13-23. In battuta va la Palazzi Letizia. Bello il punto di Gregorini, 24-13 e set point per il McEnergy, che andrà in battuta con Morbidelli Federica. Con questa difesa di Nicolai si conclude il primo set sul punteggio di 25-13. Ecco che siamo pronti al secondo set di questa finale open tra Super FX e McEnergy. Primo set si è concluso sul punteggio di 25-13 per McEnergy. Nessuna delle due squadre ha cambiato il sestetto iniziale. Stavano festeggiando il Super FX, il punto invece Bologna ha tenuto viva questa palla, ora è buona. Invasione da parte del McEnergy, primo punto di questo secondo set va Super FX e va in battuta Timo Federico. Fucilate di Bologna, una neutralizzata dalla Palazzi, ma la seconda Timo non ha potuto nulla e quindi arriva anche il primo punto per il McEnergy, 1-0. Nicolai 2-1. Bello il diagonale di Biagio, 2-0.
Ancora Biagio, 3-2. Errore di Gregorini in battuta, 3-5, e va la Vitale per Super FX alla battuta. Muro di Nicolai che poi ha cercato di tenere la palla in gioco, ma poi Palazzi non è riuscita a continuarla a tenere viva. Quindi 6-3. Buona questa difesa di Biagio sul diagonale di Nicolai e poi invasione di Timo, 7-3. Errore di Serafini in ricezione, 8-3, e time out per Super FX. Invasione di Andreazzo permette il quarto punto Super FX che va alla battuta con Nicolai Sergio, 4-8. Difesa errata della Vitali, 9-4, in battuta per McEnergy va la 15, Cenogastri Natasha. Buono questo diagonale di Tecchi, 5-9.
Grande muro di Fiorucci, 6-9. Ci sei per McEnergy che va in battuta con Andreazzo. Sbaglia Bologna questo appoggio nel campo avversario, 7-10. Palazzi alla battuta. Sette. Out la difesa di Tecchi. 12-7. Grande il muro del McEnergy, ma bellissimo il loro recupero e tenere in vita la palla che sembrava out, l'hanno tenuta in campo benissimo e hanno anche fatto il 13° punto, 13-7. Ancora un muro del McEnergy, ancora una volta Gregorini, ma questa volta su Nicolai, 14-7. Bologna, 15-7. L'attacco lungo linea di Nicolai, 16-7. Provato questo veloce timo, la palla è buona, però poi te che stava per toccare, ma su segnalazione dei propri compagni è lasciata cascare fuori, 8-16. E va in battuta Super FX con Timo. Muro di Nicolai. E poi ottimo il lungo linea di Biagio. Timo l'aveva battezzata fuori, invece palla in campo e 17° punto per McEnergy. E c'è ora i primi cambi. Esce Bologna ed entra Matteo Paci.
che va anche alla battuta. Battezza male questa sua prima palla con un errore in battuta, 9-17. Buono questo lungo linea di Nicolai, 10-17. E rimane in battuta Fiorucci Federico. Questo muro di Gregorini, 11-17. Sbaglia un'altra palla Gregorini e permette il 12° punto in questo secondo set al Super FX, 12-17. Bello il diagonale di Biagio, 18-12. Andreazzo, 19-12. Errore in difesa di Gregorini, 13-19. Tecchi, 14-19. Ricordiamo agli amici telespettatori di Fano TV che si fossero solamente sintonizzati ora sul nostro canale, che stiamo trasmettendo dal palazzetto dello sport Salvatore Allende la finale Open del 31° campionato del CSI invernale di pallavolo mista Trofeo Avis Fano. Ringraziamo i main sponsor che sono Ristorante La Perla, Banca di Credito Cooperativo di Fano, New Life and il barretto di Pigno e Pet, e appunto anche l'Avis Fano, il comune di Fano. Out questo attacco, 15-20, Nicolai alla battuta. Errore da parte della giocatrice del McEnergy, 16-20.
Andreazzo non sbaglia questa volta, 21-16. In battuta va Natasha Cenogastri col numero 15 per il Mac Energy. Invasione di Paci, 17-21. Di Tecchi, 18-21. Si rifà sotto alla Super FX. Lungo linea di Bologna, 21-22, però dichiarato il tocco del muro. Quindi 23-20. Muro di Timo, 21-23. Ace di Timo, 22-23.
battuta di Timo, 24-22 primo set point di questo secondo set per il Mac Energy. Errore di Nicolai e si conclude anche questo secondo set sul punteggio di 25-22, 2-7-0 per il Mac Energy. Siamo pronti a questo terzo set della finale Open del 31esimo campionato misto organizzato dal CSI Fano, trofeo Avis Fano, e vede avanti per 2-7-0 il Mac Energy, che ora sbaglia questa difesa e permette il primo punto al Super FX e rimane quindi in battuta con Timo. E arriva anche il primo punto per il Mac Energy con Biagio, 1-1, e in battuta va Matteo Paci. Muro di Biagio, 2-1. Due pari. Tecchi, 4-2. Gregori nella battuta. Ottimo il diagonale di Biagio, 5-3.
6 pari. Sette, sei. Invasione 8-6 per il McEnergy, che rimane in battuta con la giocatrice numero 15, Ceno Gastri Natasha. Questo diagonale di Tecchi, 9-6. Nicolai alla seconda linea, ma buona difesa di Biagio, però la palla ancora è buona per il Super FX, ma Andreazzo mura questo attacco di Tecchi, 10-6. Nicolai a seconda linea, Biagio, buona la sua difesa. Muro ancora di Andreazzo su Tecchi, 11-6. Terzo muro consecutivo di Andreazzo, questa volta su Nicolai, 12-6. Ancora Nicolai nella seconda linea, buona la difesa di Biagio, la palla ora è buona ancora per la Super FX, ancora Nicolai ed è fuori il suo lungo linea, 13-6. Buono questo primo tempo di Timo, 13-8. Andreazzo su Fiorucci, 14-7.
bellissimo questo diagonale di Matteo Paci, 15-7. Con la seconda linea, muro di Paci, 16-7. Errore di Fiorucci, 17-7. Errore di Andreazzo in battuta, 8-18, e va Palazzi Letizia alla battuta. Paci dalla seconda linea, 19-8. Ancora Nicolai, però questa palla difesa male da Guiducci permette il nono punto al Super FX, 9-19. Timo alla battuta. Ventesimo punto per il MEC Energy, che sta stradominando questo terzo set, 20-9. Invasione di Nicolai, 21-9. Muro, però la palla ancora è buona, ancora Nicolai, Guiducci difende bene, ancora Biagio, Timo difende bene anche lui, ora Vitale prova ad alzare questa palla per Nicolai, Guiducci con un po' di difficoltà, la palla è, passa per l'altro campo, quindi decimo punto per Super FX, 10-21. Due, 10.
Ricordiamo agli amici telespettatori di Fano TV che il 2 aprile presso lo stadio Mancini di Fano ci sarà la partita della nazionale italiana contro i volontari della ricerca, in cui l'intero ricavato andrà per le due associazioni, per l'associazione autistica e per l'associazione locale Onlus. Quindi invitiamo tutti a partecipare a questa bella iniziativa che sarà il 2 aprile alle ore 15 allo stadio Mancini di Fano. Per i biglietti potete venire al Palazzetto dello Sport presso il CSI Fano, il costo è di solo 5 euro e il ricavato, come dicevamo prima, andrà in beneficenza. Tanto siamo sul punteggio di 23 a 11. Muro di Peo, 12-23. Dodici per Mac Energy ed è l'ultimo punto, quindi il match point per il Mac Energy per aggiudicarsi il 31esimo campionato invernale di pallavolo mista trofeo Avis Fano. Va in battuta Biagio. E con questo punto di Andreazzo si conclude anche la finale Open per il terzo set col punteggio di 25-12 e il Mac Energy è campione di questa categoria Open del 31esimo campionato di pallavolo mista targata CSI Fano. Tra poco le premiazioni. Siamo qui con Giuliana Peroni, il presidente dell'Avis Fano, in cui il Centro Sportivo Italiano di Fano collabora da diversi anni. Chiediamo anche a lei una impressione di questa collaborazione che ha con il Centro Sportivo e un invito magari ai donatori. Grazie, grazie. Noi sempre come Avis veniamo con piacere alle vostre manifestazioni, soprattutto queste premiazioni che raccolgono, che come il CSI che raccoglie tanti giovani. Noi abbiamo attivato con la collaborazione da diversi anni con il Vivi il Lato Sano dello Sport e qui troviamo in effetti molti donatori. Faccio anche i miei complimenti di buon lavoro anche al nuovo presidente che è già un nostro donatore e lo colgo l'occasione per invitare altre persone che ancora non lo fossero a venire a donare, perché con lo sport è un modo, già lo sport è un lato sano della vita e essere donatore completa all'altro modalità di essere sano e di essere in salute e di esprimere un valore sociale per la città. Siamo qui con Biagio Gennaro, il miglior giocatore di questa finale Open. Chiediamo un'impressione a lui su appunto la partita che ha appena disputato e anche sul Centro Sportivo Italiano di Fano. Buonasera, sì, allora a freddo diciamo è stata una finale entusiasmante, mozzafiato. Il risultato parla chiaro, sì, però è stato molto difficile, abbiamo giocato punto punto. Questo è stato molto importante perché non abbiamo mai mollato e abbiamo fatto la differenza. Questo, io sono al secondo anno di esperienza qui al CSI, mi sono sempre trovato bene e nulla. E l'immagine di questa vittoria è il riflesso della qualità e della sostanza del campionato CSI italiano.